Salve amici! E benvenuti a questo appuntamento improbabile con musica altissima, molto bella. E con me che gioco ad Arena 4. Sì, Arena 4. Persona 4, Arena Ultimax. Arena 4. Così. Ok. Dopo aver fatto per diverso tempo delle live didattiche, educative, dedicate ai picchiaduro, adesso con me ovviamente non possiamo fare altro che delle live diseducative sui picchiaduro. Ovvero, io che vi faccio vedere praticamente come non si gioca ai picchiaduro. Tra l'altro, per farlo, ho scelto un titolo d'eccezione, perché Persona 4 Arena Ultimax, di recente ripubblicato su PlayStation 4 e PlayStation 5, è un gioco sviluppato da Arc System Works, che sono degli dei del picchiaduro tecnico, e quindi è proprio il diciamo, campo di battaglia ideale, direi. Ideale, ribadisco, contatto di gesto, ideale. Quindi, amici, sarà interessante, ovviamente, onde evitare di lanciarmi in sfide che non potrò mai sostenere, farò la modalità storia, che ho già, a dire il vero, un po' iniziato. Fatto la parte con il protagonista di Persona 4. Vado a fare... Che tra l'altro per il momento non c'è neanche nessuno, non c'è alcuna battaglia. Tra l'altro io... No. Ok. Quindi sarà probabilmente narrazione. Per la gran parte. Ciao, Luis X! No, io invece ne conservo un bel ricordo, Anto. Ciao. Sono interessato all'online. France, in questa live non ne vedrai, perché non ho gli strumenti in questo momento ludici per sostenere l'online. Lo dico con tutta onestà. Vediamo come va qui e poi valutiamo il prossimo passo. Per chi non lo sapesse, la storia di Persona 4 Arena Ultimax è ambientata subito dopo Persona 4 Arena, che a sua volta è un sequel di Persona 4, in termini di avvicendamento narrativo, che poi non è un vero e proprio sequel perché, diciamo che è uno spin-off, appartiene a un altro genere. Però, come vedete, lo stile è quello lì di Persona, i personaggi sono gli stessi e anche la loro caratterizzazione battagliera, insomma, riflette quella che è la loro personalità in Persona 4. Ciao Mr. Bo- anzi Mr. Nobodita. Ciao. Mitsuru Kirijo seemed to have some idea who stole her cargo, yes? She did indeed. To begin with, the culprit knew the contents and it follows that the culprit. E ovviamente la storia è sempre legata all'altra dimensione, alle ombre e agli effetti orripilanti sul nostro mondo. Tra l'altro, credo che tutto questo sia un lungo preambolo, senza credo, perché sta, diciamo, mettendo in campo tutti i personaggi e delineando le loro ragioni per partecipare allo scontro, che fondamentalmente non sono sceso in campo mai. E questa cosa qui sarà interessante tanto per me quanto per voi, quando... diciamo, questa sortita battagliera si concretizzerà. Ok. Tra l'altro, sto cercando anche di saltare.
Per nulla, perché non voglio costringervi a leggere in questa sede parole su parole su parole, visto che immagino che voi siete qui per il disagio. E sappiate che non ho intenzione di deludervi. No, assolutamente. Vediamo un po'. Tra l'altro non posso saltarlo, credo. Ok, aspetta che forse... Ok. Ok, posso. Posso. Scusate. Magari dopo questo penseranno anche a portare Persona 4 Golden su console. Sarebbe molto bello. Sarebbe molto bello. Ho anche il terzo. Sì. Sì. Salto anche questo se posso. Fino a qui, perché minchia, io le amo le cutscene di Persona. Saperlo mi mettevo in cosplay, perché insomma, sapete che questo fa parte del mio bagaglio di travestimenti per queste occasioni. Quante volte mi sono presentato con una parrucca, con le due code, la terza, mille volte. In realtà mi dispiace saltare i dialoghi, sappiatelo. Però questo qui è proprio l'intro. So che volete che si entri nel vivo e allora mi permetto di farlo modestamente, cioè umilmente. Ok. Oh. No. E invece credo che questo sia un'altra intro. Credo che lo faccia con tutti i personaggi principali. Aspetta, attenzione, no? Perché ci si scontra con la Shadow version del protagonista, credo. Sì. Yosuke contro Yu. Vediamo, eh. Vediamo adesso gli schiaffi incredibili che prendo. Brrr, pronti? Ma pensavo peggio. Beh, è il primo combattimento a modo della storia. Pensavo peggio fino a un certo punto, ma insomma. Beh, non ti vantare però, Yosuke. Nel momento stesso in cui dichiaro la mia vittoria sul falso Yu, i pilastri rossi attorno a noi vanno in frantumi con un tintinnio. Se le regole del più 1 valgono ancora, allora i muri invisibili dovrebbero essere scomparsi. Però cavoli, anche se era un falso, è stato piuttosto stancante combattere contro un altro evocatore di persone. Mi bruciava ogni muscolo del corpo e ancora adesso sento come un formicolio agli occhi. Yosuke! Dovrei mettere in giapponese però, eh.
Attenzione. Perché anche Daddy è personaggio giocabile. Quindi. Tra l'altro non so assolutamente che moveset abbia Daddy. Assolutamente. Anche Margaret è giocabile, ovviamente. Le musiche persone sono sempre stupende. Ah, è giustamente parti inverse. Parti inverse. Puoi usare Igor? Io. Lo sai che non me lo ricordo? Adesso dopo controllo. Mi pare di sì. Però non vorrei dire una scempiaggine. Volevo chiudere con una mossa speciale, ma non ce l'ho fatta. Sembra che sono andato molto meglio, ma è semplicemente... A parte che ci sta l'autocombo, che è la base per tutto quello lì che vuoi e puoi fare in questo gioco da principiante, come me. Ma poi c'è il fatto che Yu è anche, penso, il più facile, uno dei più facili da usare. Oh, sure. Ho figured out pretty quick. It's not like before when they're not trying to hide and they're fighting fair, right? But something's telling me we should... That reminds me, is Teddy okay? Huh? Adesso andiamo a fare Teddy. You showed up just in time. Let's leave the others. Whoa, wait a sec. That fake's at this... I don't know why, but it looks like that's where we are. Yasukami hot? We have to go there and fight. Damn it, everything's going. Yeah, but we have to do this. What's the. Nah, you're right. It's not. Andiamo. Allora. Teddy, eccolo qua. L'arrivo del generale. Vai. Teddy contro Teddy. Non l'ho proprio toccato Teddy. Vediamo un po' com'è. La bestia in calore. Molto bene. Molto. Molto bene. Molto bene. Beh, 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 beh. Che botta! Abbastanza facile, meno con le combo base. Sì, ragazzi, io non capisco cosa aspettano, per esempio, a ripubblicare il Persona 4 Golden. Perché
per me è un must assoluto, specialmente ora che la saga ha guadagnato la popolarità grazie a Persona 5, che prima non aveva in Occidente, quindi... O anche portare, cioè ampliare il pool di, diciamo, di sistemi per Persona 5, che ci sarebbe benissimo, benissimo. Cioè anche semplicemente la pubblicazione su PC o su Switch. Cioè, per quanto mi riguarda, quelli sarebbero proprio soldi facili, proprio facili. Tra l'altro c'è una, diciamo, dispersione dei capitoli canonici che è difficile capire. Cioè, per dire, VJ LOL dice Persona 5, Persona 5 Royale esclusiva PlayStation 5, Persona 5 Strikers PlayStation e Switch, Shin Megami Tensei, che, diciamo, è la saga madre di Persona esclusiva. Effettivamente è difficile spiegarselo. Sapete cosa potrei fare? Visto che ha preso questa piega la live, mi faccio semplicemente la classica modalità arcade. Ah, potrei anche fare Golden Arena, lo sapete? Golden Arena, dai. Comunque, stile clamoroso già da menu. No, Igor non è giocabile, ma sarebbe stato nel contrario. Però mi sembrava di aver visto il suo Masadunco nella selezione dei personaggi, ma invece mi sono sbagliato. Mi prendo. Dove sta? Eccolo, no. Ah, ok. Toradachi, che è un infame cosmico. Percorso bagno pubblico. Cominciamo. Cioè, mi sembra. Seleziona partner. Scalabilità danno combo ridotta. Recupero HP la vittoria. Recupero HP la vittoria. Questo sarebbe abbastanza utile. Entrambi i giocatori non possono parare. Super rischi. Dai. Sempre stile a pacchi. Si è ripresa. Too bad. Looks like no A plus for you. È andata. La prima. Un secondo. Wow, you're pretty well made. I'm impressed. Sei anche giocatore di picchia? No, un secondo.
scusate, questa cosa deve essere... No, John DeFull, sono uno scarso giocatore di picchiaduro con occasionali guizzi solo apparenti di abilità, ma sì, mi sta piacendo e mi piace in generale la... mi piacciono le versioni picchiaduro di persona. Perché comunque, cioè, ma che liscio, che liscio. C'è l'abilità, no, preso. C'è l'abilità di Arc System che si vede proprio. No, vai a cagare. Non riesco a prendere. Oh, presa. Andiamo. Confermare l'aumento delle statistiche. Allora, aumenta i danni inflitti, sì. Aumenta gli SP ottenuti, aumenta gli HP 1. Ok, vai. Sì. Non è il primo attacco dell'avversario. Buona, assolutamente, assolutamente. Continua. No, vabbè, John DeFull, la qualità dell'ultimo Guilty Gear per una versione che è fondamentalmente rimasta, diciamo, riadattata, è irraggiungibile. Ma dite che lavorazione per Persona 4, secondo me, è in qualche forma è già in lavorazione. Lui picchia forte, lui è difficile da usare, ma picchia fortissimo, cioè è difficile da usare per me, ma penso che la CPU lo sappia usare. No. Allora, lui, se non mi sbaglio, c'ha anche la final rotta, perché come in persona si può fare una mossa che ti uccide con un colpo solo, avendoci tutte le barre caricate. Però ci vuole tempo e non è facile. Però la sua, se non mi sbaglio, ti colpisce dappertutto, se non mi sbaglio. Liscio. John DeFull ci vede, cioè dice il giusto, è sicuramente il più accessibile, se non è il più accessibile, è tra i più accessibili, sì è vero, tra i giochi di Arc System questo. Comunque l'autocombo ti dà un grande aiuto. Ciao Marco Capo, benvenuto! Conferma, sì. Who will win?
me lo ricordo forte Junpei. Se no il back. Ok. Aia. Aia. Oh, oh, oh. Aia. Oh, mannaggia. No, no, raga. No! Che fuori campo. L'ho preso veramente sotto gamba. E mi sono sbagliato malissimo. Non è un record, decisamente non è un record. Allora, no, ci riprovo. Cambiando personaggio. E prendo Noro Shirogane, la detective geniale. Che è normale. Chiali? Ma sì. Facciamo normale. Allora, auto recupero HP. Dai. Andiamo. Oh, oh, oh. Però il primo conta. Primo non conta. Tra l'altro, come altri personaggi con la pistola, c'hai i colpi contati. Solo che nel caso di Noto, credo che sia inserita nell'autocombo la pistola. O forse è tipo un comando di distanza. Oh! Ma che culata. Presa. Sai se c'è un aggiornamento per la versione PlayStation 5 Persona 5 Royal? Non mi risulta. Ah no, non ho aumentato nulla. Allora, questo lamento. Metto questo. Questo così. Tacco tempesta, ok, prossimo livello. Musica, tra l'altro, spettacolari come al solito, sì, Arcana.
Cioè, se ti piace Persona e hai giocato Persona, c'hai le musiche di Persona in qualche compilation su Spotify o comunque periodicamente le vai a riascoltare. Andiamo a... Oh, niente, mi gratto il naso, non mi sembra proprio il momento. Ah, che counter! Il proteinomane combattivo. Eccolo qua, il nostro amico Yosuke. Stiamo per iniziare. Andiamo. Preso. E questo anche andato. Mi sono fermato mesa al prossimo con la precedente run. Sì, subito dopo aver preso la seconda abilità. Allora, metto gli HP. Sì. Va bene. E di nuovo Junpei. Vediamo un po'. È sempre lui. Ah, ma c'è anche tipo il doppio della mia vita. C'è anche il doppio della mia vita. Madre. No, no, sono entrato in un giro di schiaffi. Raga. Ma chiuso, un'altra volta. Lui tira delle mazzate importanti. Lui tira delle mazzate molto importanti. No. Forse c'entra anche il fatto che io continuo a cambiare personaggio, quindi vado a eliminare tutti i progressi accumulati. Questo credo che sia una cosa del rilievo, però anche per vederli. Vediamo un po' che posso prendere. Lui è un grezzone, Kanji. Però non mi piace molto. Ah, scusate, prendiamo Yu che... Vai, prendiamo Yu. Versione ombra. Picture in your head your own appearance. If you could choose someone to encourage you on, who would it be? Anzi. Sì, male. Senza occhiali, senza occhiali. Boss. I wish you good luck. Senza doppia vita avresti perso. Zot, non sei una persona bene, comunque sappilo.
aumenta velocità, scalpere danno combo ridotta, gli attacchi non la guardia costa, recupero HP alla vittoria, recupero HP alla vittoria. Vai, 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 recupero HP alla vittoria. Dai, voglio finire almeno il percorso normale. Senti, tu mi hai scocciato, te lo dico. Quanta vita mi fai guadagnare, Junpei, perché qui già la vedo male. La modalità gold che sarebbe? È praticamente una sono diversi percorsi, diverse, diciamo, percorsi arcade che di difficoltà crescente e che devi fare senza mai essere sconfitto, singolo round. E c'è una progressione, se si è in progressione interno. Ah, oh, c'è le distanze. Botta, che botta. Sì, beh, mi ban, manca un colpo. Allora. Sì. Okay. Giocando No More Heroes 3, ti piace Suda? Mi piace la sua pazzia. La saga di No More Heroes l'amo con tutto che c'ha dei difetti macroscopici. E sì, mi piace molto. Mi piace molto. Mi piace il suo essere incredibilmente pop, scanzonato, delirante e originale. Quindi sì. C'è anche la trama in questo gioco? Sì, c'è la modalità storia con la trama. Ci sono due in realtà, in modalità, cioè sono due episodi. Botta. Oh, oh, oh. Tra l'altro vorrei capire quanta vita mi recupera. Adesso cerco un attimo di vedere quanto mi ha aggiunto il mio amico Junpei. Let's go, no. Are you ready? Un po', non molto. Ah.
Però questo praticamente non mi ha toccato, quindi speriamo bene. Allora, uno, due, sì. Allora, dovrebbe essere ora. Dovrebbe essere... Ciao, Briccolo! Dovrebbe essere ora. Eccolo, eccolo. Oh, io mi fido, Oh, oh. Mi ha devastato persona e io adesso te rompo. Già non posso. Oh! No, dai. Guarda quanta vita mi ha lasciato. Guarda con quanta vita mi ha lasciato. Ah, aspetta, ma era l'ultimo? Scusa, abilità del personaggio boss. Buono. Quello era il boss del percorso. No, niente, di quel pezzettino del percorso. Molto bene. John DeFull, levo lo seguo volentieri, la scena competitiva in generale non tanto. Lei è forte. Lei è proprio forte. Io ho lisciato... Oh, aspetta, ma... Beh, ho capito. Sì, ma basta abusare del persona. Siamo apparato tutto. Questa è una di quelle che ti tiene lontano un chilometro. Ma basta! Maledetta. Maledetta. Allora, forza 1. Se posso così. Così. Vai. Tommaso, vergogna. Ho letto e ti dico vergogna. Eccolo qua, il grezzone del mio cuore. Meno male che Kanji va, che tra l'altro è uno dei miei personaggi preferiti di persona, va giù facile.
Sì, ragazzi, se ci giocate, cioè se avete intenzione di prenderlo per la trama, sappiate che per capire quello che succede per bene bisogna aver giocato quantomeno a Persona 4. Persona 4 Arena, diciamo, potete anche evitare, però almeno a Persona 4 o comunque conoscere la storia. Bene. Au! Bene. Sono riuscito a prenderla mai con la presa? Senti. Ed ecco il mitico Teddy, la bestia in calore. Sarà un combattimento memorabile. Giapponese com'è? Non so se posso cambiare la lingua direttamente dal menu. Posizioni audio. No. Non l'ho provato in giapponese. Dopo vedo se si può fare dal menu principale. Tanto non conto di sopravvivere troppo a lungo. Per il momento va. Persona è lo shonen di Shin Megami Tensei. Ci sta come definizione. Shin Megami Tensei è più il seinen. È più o meno accessibile che Tiga Stripe. È più accessibile. Danny Zinguini. Whiny. Allora. Ok, aumenta l'attacco. Credo che sia un altro, tra virgolette, boss di fine livello. Sì. Ok, quindi i boss sono quelli scuri. Direi vittoria secca, pulita. Trofei mi ha fatto molto più male, molto più male. Aspetta. Attacca abilità, metto attacca abilità, SP, metto attacco. Questo che fa. Chance di vigere furia quando l'attacco a segno. Allora, metto questa. Aspettare, sì.
Ciao Willow Tom, benvenuto. Vediamo un po'. Come finalmente resa dei conti? Un'altra resa dei conti? No. No, 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 no. Come ho fatto? Preso uno dopo l'altra. Non essere infame. Non essere infame. Basta. Su. Allora. Mettiamo questo. Posso così. Non è una doppia versione, come dice Roberto, è solo la versione PlayStation 4, perché la sto giocando su PlayStation 5. Quindi è identica. C'è una versione dedicata. Lui è forte un botto, solo che è abbastanza difficile da usare. Parlo di... Oh! Il mio attacco del mio avversario. Se manca l'ultimo colpo me lo fa da? Ok, grazie. Questa sta andando meglio del previsto. Anormale. Vediamo un po'. Cioè, prima o poi mi gonfieranno. No? Prima o poi. Eccolo. Aspetto il momento in cui verrò picchiato fortissimo. Lo aspetto. Beh, oddio, non in... con trepidazione, ma insomma, so che arriverà. Liscio. Ha rotto le palle. Mannaggia la miseria. Fizio, vergogna. Let's go, no. Ah! Are you ready to die?
Eccolo, va. Adesso mi rovina questo. Non lo sento. Un attimino, ho rotto le palle. Oh. Questo fa un sacco. Stai buono. Non è morto. Un'abilità del personaggio boss, allerta, annulla il primo attacco dell'avversario. Vabbè, non mi serve. Sì. Allora, resistenza 7. Ok, aumento delle statistiche, sì. C'ho anche l'abilità, aumenta il danno minimo. Il danno minimo. Non so. No. Sì, vai. Contro le tecniche e potenza con Naoto non so se mi sento di farla, di farlo, però vabbè, azione capello bianco, la classic anime, andiamo, va. Ci potrebbe anche essere il rischio che io non perda. E questa cosa qui è abbastanza drammatica. Scusate, perché sono 100 piani, capito? Quindi io metterei, scusate, metterei indietro, no? Menu principale, sì. Non era nei piani, capito? Cioè, quindi mi rimetto a fare la modalità Golden. Oppure faccio l'arena classica. Aspetta, faccio l'arcade classica. Faccio un'arcade classica senza niente. Con un personaggio che sicuramente non so usare. Cioè, proprio zero. Why don't you introduce yourself? Beh, Rise, la waifu per eccellenza. Non mi ricordo se era difficile. Praticamente semplice. The persona you have acquired. It is a side of you that shows itself when you face the world around. Vabbè, dai, provo. Versione ombra. Ah, sì, scusate, aspetta. Sì, ritorno al menu principale, provo a cambiare la lingua. Audio e lingua. Lingua voci, giapponese, ecco qua. Perfetto.
Pronti. Vediamo normale. Poi se è normale vado come dritto confuso o passo a difficile, ma non credo. Adesso insomma. Vabbè. Prima andata. Non è facile usare per niente. Le cose che normalmente faccio con gli altri qui non mi fanno. Non funziona come previsto. Beh, a parte che ognuno ha le sue, ma. Oh, quello scriccio di vita glielo vogliamo togliere? No, no. È su. Beh. Fan service, questo sconosciuto. Vabbè, B me lo prendo. Andiamo. Fizio sta ovviamente cercando di deconcentrarmi, ecco qua. È arrivato Homelander. Innanzitutto con molta più delicatezza. Ciao. Neanche dovuto fare nulla. C'è andato lui da solo. Becca. Sta andando abbastanza bene. Vediamo un po'. Vediamo.
Beh, Marco, scusa se te lo dico, non ho capito perché la frase di per sé non è che abbia questo gran senso. Quindi, cioè, ho evitato di rispondere perché, capisci, c'è proprio un ostacolo linguistico. Senza offesa, ma... aiutami. No, no, razzo in fronte non... Bellissimo come l'80% dei colpi sono delle culate. Perché? Perché? Perché mi sei bloccata così? Bene. Bene. Oh, oh. Persona perché ho provato a fare la super mossa finale e non ho preso nulla. Non mi fare pat pat. Non mi fare pat pat che poi mi massacri. Senti, porca miseria, basta con sta violenza sulle donne. Anzi, violenza sulle waifu che è anche peggio. Perché non gli faccio i danni che vorrei? Dai che non ha tanta vita. M'ha appena tirato dei merluzzi. Oh. Su! Beh, Tommaso, a quel punto chiudiamo tutto, baracca e burattini, e poi andiamo a casa, insomma. Cioè, credo che l'obiettivo della diretta sia stato... Cioè, l'obiettivo sarebbe stato raggiunto al 200%. Contro tra waifu mortali. Ah.
Presa. Ma non c'ho i tasti giusti! Non c'ho i tasti giusti! Ho capito. Io mi rendo conto che ai fan dei picchiaduro non gli frega niente di ABC. Cioè, sanno perfettamente che sono collegati A, B, C e D. Ma io sono un amatore. Quella era la mossa finale. Fammela gustare. Cioè, quello è l'attacco super mega speciale che io ho fallito clamorosamente. Clamorosamente. Oh. Niente, mi ha messo al giro. Ma mi fai avvicinare? Per favore, grazie. Guarda che bastarda. Dai. Su. Ah. Rick, ma non ti fare contaminare dal virus di Fizio, perché se no poi parte l'epidemia, su. Dai. Questa non finirà bene. Non finirà bene. No, è l'abbraccio. Mi sembra a caso di farlo. Lo scudo, ma gli è fregato niente. Male. Piano, piano, piano. Ho capito. E allora fai 20 colpi. Vabbè, mi accontento. Va bene? Mi accontento. Mi accontento. La seconda special che butto nel cesso. Con sto stiletto. Facciamo finita. Braccio. Poi. Niente, lei proprio... No, non mi permettere mai.
questa la devo provare però, Senti, hai rotto le... No. Ciao, passero! E anche questa è andata. Beh, facile. Meno facile. Prossimo! Il terrificante imperatore dei manzi, Kanji Tatsumi. Descrizione perfetta. Perfetta. Cioè, qui c'è chiaramente dell'amore. Scusa, ma non c'era dell'amore? Vieni qua, vieni qua. No, 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 no! Vabbè, tanto basta. Tanto basta. Sta sedia da giardino. Io non riesco a muovermi. Ok. Ah! Tommaso dice Fizio, come si è intervenuta la discussione? Cioè, perché qui ho visto che c'era il degenero più totale, il degenero più totale. In chat, veramente il degenero più totale. La
Bene. Bene. Vai o me praticamente salito sul groppone. Vieni qua, abbracciami. Bene. Forse, e dico forse, cioè, è che non sono abituato a vincere così tanto in... Vabbè che sto giocando normale, ma volendo potrei anche provare a mettere difficile. Un attimo che non so, mentre chiacchiero. Abbracciami, sì. Vorrei provare a cambiare personaggio e anche livello di difficoltà. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Questo sarebbe l'ottavo match, ma sì. Allora, modalità arcade, giocatore 1. Dove sta? È lei? No, non è lei. Vediamone sta. No, assolutamente non lei. No. No. Anche se vado con C, eh? Vai. Vai, letteralmente mai toccataci. Il vizio, guarda, l'aspettavo con tanta paura. Beh, diciamo che iniziamo... Non iniziamo così facilmente. Però gli faccio una cippa. Questo fa un botto di danno. Ok.
E dai, no! Che cazzo! No, ci sta, eh! Però mi ha fatto sempre solo questa! Cioè, ho capito, ma niente. No. No, dai, che palle. A parte che vittoria è questa, ma che vittoria è? Che vittoria è? Che vittoria è? Continuare? Sì! Allora... Io provo lei. Difficile. Un altro personaggio che non ho mai toccato. Che però mena come un fabbro. Fabbro incazzato, direi. Mi ha messo all'angoletto molto forte. Beh, comunque la prima è andata. Credo. Speriamo bene. Chi è il secondo? Beh, Yu. Yu, aiutami tu. Molto rigido questo personaggio. Però viene veramente come un fabbro. Un vichingo. Okay.
Che counter? Mi ha rotto persona. E beh, non... probabilmente è l'unica cosa che mi rompe adesso. E invece. Di counter. Parato. E questo no. No! Porca miseria! Fatto la super mossa della morte. No, è preso. Ah, suonato. Io raccatto su tutto, è difficile, raccatto su veramente tutto. Comunque sono molto soddisfatto della prestazione di questa diseducativa di questa live, eh. Cioè, non è così che si combatte, ma sto portando comunque a casa la pagnotta. Questo meno. Ma apparentemente pure io. No. Che male. No. Ma che farà? No, ce l'ha. Mannaggia la miseria, mannaggia. La voglio vedere sta special, fammela vedere sta special. Porca miseria. Voglio solo vederla, non è che voglio vincere, trionfare, no. No. Ecco. E anche qui, insospettabilmente, si becca una C e la porta a casa.
Una vittoria facile, mo' ne esageriamo. Prossimo. Venghino, signori, venghino. Avanti il prossimo. Akiro Sanada, detto il manzo di testaccio ovest, noto quartiere di Tokyo. Senti, tu mi hai rotto fortissimo le palle, però sappilo. No! No! Ah! Aia. Preso. Preso, non gli ho fatto niente però. No, persona break non è una cosa bella. Però l'ho portata a casa. Ah. Beh, è soddisfatta anche lei, eh. Soddisfatta anche lei. Una vittoria facile. No, è sempre abbastanza tesa. Ah, Labris contro l'ombra di Labris. Ciao Jade Emperor, benvenuto. Vediamo un po' chi vince. E pure mena come un fab, perché essendo anche lei della stessa famiglia. Che male. Che male. Ah. Mi ha chiuso nell'angoletto senza persona. Mi ha fatto veramente, 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 veramente male.
fatto che sta schivando tutti gli attacchi di quella persona, tutti. Gliel'ho rotto. Mannaggia lei che me l'ha rotto pure a me. Non vi dico cosa, ma... No, cazzarola! Vabbè. Non si può vincere per sempre. Certo, qui ho un po' rosicato. Mi lascio andare. Faccio un altro paio di match con un altro personaggio a caso e vediamo. Prendiamo Margaret. Vai. La sadica segretaria mangia uomini. Ecco, io guardo la chat e lui me magna. Madonna, finora è il personaggio più difficile e astruso con cui ho combattuto. Sì, ho vinto, ma ho sofferto tantissimo. Ho capito, mi fai anche respirare o... No. La risposta è no. Che male. Ah. Sì, questo era il primo però. Questo era solo il primo. Round 1
Oh, Batman! Questa violenza? Niente, non ho preso mai. Oh, mannaggia la miseria. Niente, liscio. Niente. Oh, non gli sto più facendo un cacchio. Ma vai a cagare. Guarda come mi ha ridotto. Vedi se adesso riesce a fare lo stesso gioco di prima, eh? Oh no. Ah. Grazie, gentilissimo. Mannaggia a te. Adesso chi mi tocca? Mitsuro Kirijo, che è quella lì che cercavo prima, che volevo prendere prima, ma non l'ho trovata. Shasuke comunque è tutt'altro che inguardabile. Cioè, è un titolo con una direzione artistica ben precisa. E si muove entro i limiti di una remastered. Remastered per PlayStation 4, tra l'altro. Quindi, cioè, mi sembra che le cose inguardabili siano altre. Quel cazzotto avrei voluto veramente tanto battiglielo in testa. Aia, 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 aia. Non ho capito, praticamente ci sono annullate? Fatto la counter? Io tra l'altro devo smettere di guardare la chat mentre cerco di fare a schiaffi questa, che evidentemente è il fatto suo. Oh, meno male. Meno male. Presa. E anche la... Che era la seconda o la terza?
Vittoria facile, di nuovo lo dici tu, mi fanno male i polpastrelli, ma insomma. Mi inquieta alquanto questa versione di Daddy. Alquanto. Tra l'altro l'altra volta mi ha rovinato, se non mi sbaglio. Esatto. No. Preso. Preso. No, ha chiuso, ma chiuso, ma chiuso, ma chiuso. Dai, fammi darsi due colpi. Scusa, ma guarda. Guarda. Ma non ci credo, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Ma che giro le schiaffi. Mi sono ritrovato. Non era il giro le schiaffi, era l'inferno e schiaffi. La toma. No, 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 fa il matto. Non fa il matto. Fa il matto. Fa il mattissimo, non fa solo il matto. Ho capito. Questo poi è il classico personaggio che nel momento in cui lo prendo io è assolutamente ingiocabile. Dai, dai. Su. Dai, voglio chiudere questa vittoria. Ecco. No, è partito pure il barile. No, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo che. Non ci credo che gli sono andato addosso al barile da solo. Non ci voglio credere. Ma come non t'ho preso che stavi lì? Devo batterlo. Devo batterlo. No! Niente, mi son reso così. Amici! Salve! Spero che vi siate divertiti, anche se, come avrete capito, i picchiaduro non sono il mio pane, però... Spero di essermi quantomeno difeso. Ciao, Yu-Gi-Oh! 88, benvenuto. Doveva finire così, inevitabilmente doveva finire così. Amici, noi ci vediamo domani. Vi auguro una buona serata. E devo correggere una cosa per stasera, tra l'altro, perché non c'è più Alonso. Di nuovo, amici, buona serata, un abbraccione forte. Alla prossima. Ciao!